un nuovo video e oggi un video tag in collaborazione con Steffi Arrighi. Finalmente ce l'abbiamo fatta a fare questo video in collaborazione, lo dicevamo da tantissimo, ogni volta mancavano un po' le idee. Invece abbiamo trovato questo, anzi ha trovato, questo carinissimo tag ideato da Pink Fashion 1985 che si chiama Moda, Healthy, Lifestyle e... È un tag davvero molto carino che si discosta, diciamo, dai soliti tag e solamente riguardanti il make up, appunto. Oggi ho un po' di difficoltà nel parlare e quindi abbiamo deciso appunto di farlo insieme. Sono davvero molto molto contenta. Allora, ho come sempre tutte le domande segnate sul mio telefono e iniziamo subito. Allora, la prima, diciamo, categoria è abbigliamento e accessori. Allora, per quanto riguarda l'abbigliamento, qui a Roma, a parte la mattina e la sera che fa abbastanza fresco, durante la giornata si muore ancora di caldo, fa veramente caldissimo. E quindi, diciamo, ho usato più che altro ancora canotte e maglie a maniche corte, ma per la sera e, diciamo, la mattina che fa un po' più fresco, ho usato tantissimo questo giacchetto, io adoro, di Chiabi. Ed è un giacchettino, io non so se voi, cioè, descrivere i vestiti è una cosa allucinante, davvero molto molto leggero, cioè quasi trasparente per quanto è leggerino, ed è proprio perfetto per queste giornate perché sotto con una canottiera colorata e ovviamente a tinta unita e rimane molto carino. Mi piace davvero tanto, è semplicissima, la zip si chiude come una felpettina, insomma. E a me piace tantissimo, l'ho utilizzata tanto perché appunto la riesco ad abbinare su tantissime cose, specie sulle canottiere perché le ho tutte a tinta unita e, diciamo, rendono il look un pochino più carino. Per quanto invece riguarda gli accessori, allora, sapete, sono malata di accessori, quindi per me, cioè, decidere un accessorio è tipo impossibile. Allora, questo mese ho utilizzato tantissimo questi orecchini che forse vi feci già vedere, che sono questi orecchini dorati, veramente ben fatti, sono l'ho presi alla Coin della J.Lo. Sono davvero fatti bene, sono leggerissimi, come vedete rimangono un po' grandini, ma nemmeno tanto. E questi li utilizzo davvero molto e spesso quando utilizzo questi li abbino con questo bracciale, che è un semplice bracciale in corda nero con delle rifiniture oro all'interno, e questo è Destroy l'oro. Questo anche lo utilizzo tantissimo perché è carino, leggero e secondo con cosa si abbina diventa anche molto elegantino. Poi ho utilizzato tanto questi orecchini beige che sono, allora prendiamone solo uno, che sono questi rombi beige con tipo delle perlescenze all'interno. Sono, come vedete, piccolini, insomma, tipo più piccoli di questi qui che porto, e rimangono molto molto carini, e anche questi, insomma, si abbinano benissimo a tantissime cose che ho, anche perché adoro il beige. E poi ho utilizzato tanto, anche qui ve ne faccio vedere solo uno, poi dopo capirete perché, questi orecchini, questi li adoro, sono blu come vedete con il contorno dorato. E questi anche li presi su Mini in the Box. Poi vi ho promesso un video su tutti questi e-commerce, vi farò vedere tutte le cosine che ho comprato. Questi rimangono un po' grandini, cioè sono sempre a bottoncino ma rimangono un po' più grandi, ma nonostante ciò sono leggerissimi e rimangono davvero molto molto carini. Questi mi piacciono soprattutto quando magari acconcio o leggo un pochino i capelli. Sapete che è cosa molto rara per me, però ogni tanto succede. E ultimo bracciale è questo qui, sempre preso da Mini The Box, che ve lo faccio vedere come rimane. È questo bracciale qui, con tutti questi cuori dorati e il cordoncino bianco, e rimane molto molto carino. L'unica, diciamo, difetto è che si chiude con questo gancetto, che sembra carino, ma in realtà si apre in un secondo e quindi bisogna stare un po' più attenti. E poi vabbè, il bracciale, quello che mi vedete sempre sempre, non so se ci avete mai fatto caso nei video, questo qui è il tennis d'argento che mi ha regalato il mio ragazzo e questo non lo levo mai.
seconda categoria, certo, faccio così per ogni categoria, finiamo domani. Il prodotto di bellezza. Allora, non vorrei citarvi nulla che già vi ho mostrato nei Mossplade, perché comunque, cioè, se penso a un prodotto di bellezza, magari mi verrebbe più un rossetto. E quindi volevo tipo evitare di rinominare qualcosa che ho già nominato. E quindi nomino un profumo che è quello che sto utilizzando, cioè, tutti i giorni praticamente da quando ce l'ho più o meno. Ed è questo qui, di Guerlain. Che si chiama Le Petite Robe Noire, il mio francese è fantastico. Anche questo è un regalo del mio ragazzo. A parte mi piace tantissimo il packaging, e poi il profumo è assolutamente fantastico. Io non so descriverli, e posso solo dirvi che è molto dolce, però non eccessivamente, perché a me i profumi troppo troppo dolci e risultano parecchio stucchevoli. Invece questo mi piace tantissimo. Ed è in assoluto fra i miei preferiti. Quindi, come prodotto di bellezza, vi cito lui. Poi, ok. Cose di casa. Allora, come cose di casa, volevo farvi vedere che ormai su YouTube spopola in tutti i modi, ognuno lo usa in un modo diverso. E l'avete visto anche in un recente video, appunto, di Steffi. E sono questi contenitori di Ikea che in realtà nascono come portavasi, ma io non ho visto nessuno che ci ha mai messo delle piante dentro, quindi questa cosa è un po' curiosa. E perché hanno davvero mille usi, sono carinissimi per metterci i pennelli. E come tipo ha fatto vedere lei in un video, lo usa anche come posacenere fuori, magari per il giardino, ed è un'idea carinissima, non ci avevo pensato. E io lo uso anche come portaorecchini. Cioè, come vedete, con tutti questi buchetti è assolutamente fantastico. E questo è proprio sul mio comodo della camera. Ne ho questo e un altro bianco. Però piace molto di più questo qui, che è rosa chiaro. E dentro, perché comunque è un vasettino, ho il profumo. Che insomma, almeno così è sempre a portata di mano. E qui, come vedete, ho sistemato tutti gli orecchini più piccolini e una minima parte dei miei orecchini piccolini. Che sono, diciamo, quelli che utilizzo un po' più spesso. E quindi questo ci tenevo a farvelo vedere perché secondo me è carinissimo, viene poco e ha davvero 3.000 usi. Poi, schifezza contro cibo sano. Allora, schifezze sì, dai, ce ne sono più che altro, più che schifezze vere e proprie, magari quelle cose che mi concedi, vizi, gli sfizi, anzi. Che mi concedo ogni tanto sono qualche dolce, però se devo pensare a una schifezza, tra virgolette, di questo mese, mi viene in mente, magari vi lascio la foto, questo aperitivo che ho fatto con il mio ragazzo in un bar, che ci hanno tipo riempito di roba, e più che un aperitivo alla fine è diventato una cena, perché dopo quello non ho più cenato ovviamente. E cibo sano, vabbè, ma cibo sano insomma ne mangio quasi sempre, appunto, tranne sgarri e cose varie. Poi la bevanda del mese, come già vi dissi in un altro video, per ora che ancora fa caldo, la mia bevanda del mese è in assoluto il tè freddo alla pesca, perché lo adoro, cioè lo bevo anche a colazione e mi piace tantissimo. E il luogo del mese. Il luogo del mese. Stiamo parlando del mese di settembre, quindi potrei citarvi Idromania, che ci sono stata proprio i primi giorni di settembre, perché per il resto non sono stata in nessun posto particolare, quindi sinceramente non saprei proprio cosa dirvi, quindi sì, cito Idromania, che per chi non lo sapesse, non fosse insomma di Roma, è un grande parco acquatico e con scivoli, piscine e cose varie, molto carino. Poi, si è levato il segno, ok, momento relax contro momento panico. Allora, per me il momento relax è in assoluto quello della manicure, e in assoluto proprio il top del top è mettermi lo smalto mentre vedo uomini e donne, cioè questo per me è proprio la perfezione. E, mentre il momento panico di questo mese ce n'è stato uno in particolare. E mi ero perso il caricabatterie della videocamera e lì è stato davvero un momento panico. Ho tipo smontato la camera, sono diventata scema e tra l'altro ce l'avevo praticamente davanti agli occhi. E c'è stato veramente un momento di panico perché ho detto: ma che cacchio faccio? Dove l'ho messo? Perché? E invece l'ho trovato
sfortunatamente per voi. E ultima domanda, frase del mese. Frase del mese, diciamo che è una frase, cioè non è solo di questo mese, è una frase che penso spesso, che un giorno senza sorriso è un giorno perso. E niente ragazze, questo era il tag, spero che vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Pink Fashion 1985 per insomma questa bellissima idea che ha avuto. Non so se mai vedrà questo video, però insomma mi fa piacere. E saluto anche Steffi. Mi fa davvero piacere aver fatto questo video con te e spero che ce ne saranno insomma magari per ogni mese di questo qui perché è davvero molto carino questo tag. Fatemi sapere se vi piace, se magari l'avete fatto, linkatemelo che così vado a curiosare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!